Prosegue nella Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, presieduta da Andrea Smacchi, il confronto per definire un nuovo testo di legge elettorale regionale. Due i testi in discussione, quello del gruppo del Partito Democratico, primo firmatario Smacchi, e l'altro di Umbria Popolare Nuovo Centrodestra, primo firmatario Mantovani. Le principali differenze tra le due proposte risiedono nel turno elettorale, che i primi vogliono sia unico, mentre gli altri preferiscono il turno di ballottaggio, al quale si ricorre se non si supera il 40% dei voti al primo turno. Divise le due proposte anche sul voto cosiddetto disgiunto, che nel testo del PD viene escluso, mentre è previsto in quello di Umbria Popolare NCD. Niente accordo anche sul collegio elettorale, che i primi vorrebbero unico regionale, mentre i secondi prevedono un doppio collegio ricalcato sui confini delle due ASL. Distanti le due proposte anche sul voto di preferenza, doppio per il PD con indicazione dei due generi, preferenza unica per Umbria Popolare NCD. Nell'ultima riunione la Commissione ha deciso di approfondire con esperti costituzionalisti le questioni di legittimità di alcuni aspetti della proposta di legge del PD, in ordine soprattutto alla definizione del premio di maggioranza. In particolare, le richieste di approfondimento sono state poste dai consiglieri Buconi delle PSI e Nevi Forza Italia sulla obbligatorietà o meno del premio di maggioranza. I due consiglieri chiedono inoltre quale debba essere il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza se non si raggiunge la soglia minima. Buconi ha inoltre richiesto la valutazione degli esperti circa la possibile surroga temporanea di un consigliere nominato assessore. La consigliera Sandra Monacelli dell'UDC, infine, ha richiesto di verificare la correttezza costituzionale dell'elezione dei candidati presidenti perdenti.